Lui non c'entra niente, sono stato Molto io. nobile da parte tua a coprirmi. Ma come è stato puntualizzato, la pergamena dice chiaramente esercito dissidente, non di Potter. Ho incaricato Harry di formare questa organizzazione e io e soltanto io rispondo delle sue attività. La morte è soltanto un'altra via. Dovremmo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi. Cosa? Gandalf? Vedi cosa? Bianche sponde. E al di là di queste, un verde paesaggio. Sotto una leste aurora. Quello è il mondo che ho creato io. Per 25 anni ho conquistato, sparso sangue, espandendo l'impero di Roma. Da quando sono divenuto Cesare ho conosciuto solo 4 anni senza guerra. 4 anni di pace su 20. E per che cosa? Io ho portato la spada. Niente di più. C'è un'enorme quantità di libri, ragazzo mio. Moltissimi, signore. Non ne ho mai visti tanti. Ti piacerebbe diventare un uomo istruito e scrivere libri? Io preferirei leggerli. Ah, non ti piacerebbe scrivere i libri? Credo che sarebbe meglio vendere i libri, signore. Hai detto una cosa molto giusta. Bene, bene. Non faremo di te un autore finché potrai imparare un onesto mestiere o metterti a fabbricare mattoni. Volete mandarmi via, signore? No, figliuolo caro. Non devi temere che io ti abbandoni, a meno che non me ne dia un motivo. Non lo farò mai, signore. Spero proprio di no, perché sono fortemente propenso a fidarmi di te. Grazie, signore. Come si fa a essere pronti? Vieni, siediti sulle mie ginocchia. Ah, sì, hai ragione. Come l'ho detto. Non mi sembra fattibile. Ah, sì, certo. Voglio farti una domanda. Perché sei venuto da noi oggi, quando la tua cresta ti ha chiamato? Aveva bisogno di me. L'ho sentito dalla sua voce. Ah, questo vuol dire essere un grande puffo. Quando arriva il momento, devi agire. Il sapere come agire non parte da quassù. Parte da qui, dove è più importante. Dalla milza? No, dal cuore. Sto cercando di condividere dei sentimenti, impertinente. Sei un grande, grande puffo. E lo sarai anche tu. Che stanno costruendo laggiù? Il futuro, signor Rango, il futuro. Un giorno tutto questo svanirà nel mito, le città di frontiere, il difensore della legge, il pistorenno non c'è più posto per loro. Siamo civilizzati. Giusto, civilizzati. Questo è il serbo per il futuro. Si può farne parte o rimanere indietro. Dov'è il nostro dono, caro? Beh, vediamo. Prendiamo, sì, un po' di cirro e un tocco di bemostrato e un pizzico di cumulo. Il suo nome è Pegaso ed è tutto tuo, figliuolo. Il tuo cuore si è ammorbidito, Kida. 1000 anni fa avresti eliminato a vista gli intrusi. 1000 anni fa le strade erano illuminate e non si doveva lottare per procurarsi il cibo in una città sull'orlo del crollo. Il popolo è contento. Perché non conosce niente di meglio? Un tempo eravamo un grande popolo, ora viviamo tra le rovine. I re del nostro passato piangerebbero se potessero vedere come siamo ridotti. Kida. Se gli stranieri potessero svelare i segreti del nostro passato, forse riusciremmo a salvare il nostro futuro. Quello che hanno da insegnarci, abbiamo già avuto modo di vederlo. La nostra civiltà finirà per scomparire. La nostra civiltà non può scomparire. Kida,
Quando salirai al trono, lo capirai. Sta arrivando! Lo senti anche tu? Con quei suoi ingranaggi che scattano e stridono come se fosse il diavolo in persona? Dovete aver battuto forte la testa, vero? Qual è il mio forziere? Quel furfante di cyborg con la sua banda di tagliagole! Ma dovranno strapparlo alle dita del vecchio Billy Bones! Irrigidite dalla morte se lo vogliono prima di... Non devi fargli trovare questo! Chi sta arrivando? Il cyborg! Guardati dal cyborg! Grazie, mia cara. Ti offro questi biglietti gratuiti per la mia recita. Cosa? Quale recita? Noi attori crediamo che porti Yella a proferire ad alta voce il nome di quest'opera, in particolare. Vuol dire Macbeth? Taci, vile avviettatore! Ci maledirai tutti! Ma come? Dicendo Macbeth? Non lo ripetere più! Ripetere cosa? Macbeth! Ora l'ho detto io. Ma che figata! Macbeth, Macbeth, Macbeth! Bart, smettila di dire Macbeth! Mamma, hai detto Macbeth! Signor Macbeth, sono mortificato! Non si preoccupi, non lo sapevate. Ora scusatemi perché il mio pubblico mi attende. Tanti auguri! Porta sfiga a dire pure quello!